Buonasera dalla redazione di TG Cosmos. Andiamo alle notizie che aprono questa settimana di oggi, quindi lunedì 6 febbraio. Andiamo come sempre con la cronaca in primo piano. Si fingono clienti per rubare portafogli in un supermercato a Padula. Arrestate due donne, ad incastrarle sono state le telecamere di videosorveglianza. Vediamo. I carabinieri della compagnia Carabinieri di Sala Consilina, al comando del tenente Davide Acquaviva, hanno tratto agli arresti domiciliari due donne di Eboli, di 28 e 36 anni, per concorso in furto con destrezza. Nel dicembre dello scorso anno, all'interno di un discount di Padula, una donna di 60 anni, mentre era intenta a fare la spesa, è stata raggirata da due donne, le quali con destrezza le hanno sottratto il portafogli dalla borsa contenente circa 150 euro. Documenti e carte di credito. Dopo poche settimane di indagini attraverso i filmati dei sistemi di videosorveglianza, i carabinieri della stazione di Buonabitacolo hanno ricostruito la dinamica. Le due donne, simulando di fare acquisti in quel supermercato, avevano individuato la vittima ed il momento in cui distrarla per rubarle il portafogli. Dopo aver commesso il furto, le due avevano lasciato il supermercato abbandonando gli oggetti che avevano simulato di comprare e uscendo dal supermercato verso l'uscita senza acquisti. Nei giorni scorsi la direzione distrettuale antimafia di Napoli ha messo un provvedimento di fermo per tre italiani e un libico per traffico internazionale di armi verso Iran e Libia. Si tratta di Mario Di Leva e Anna Maria Fontana, coniugi di San Giorgio a Cremano, e Andrea Pardi, manager di una nota società di elicotteri. Secondo la procura ci sarebbe stato un accordo per vendere le armi in Libia e in Iran, due paesi sotto embargo, violando le leggi imposte dalla Comunità Europea. Nel mirino della direzione distrettuale antimafia è finito anche un imprenditore di Santa Marina. Ma vediamo di più nel prossimo servizio. Carmelo Famà, noto imprenditore del Golfo di Policastro, è finito nel mirino della DDA di Napoli. Il produttore di munizioni e perito balistico si è ritrovato coinvolto nell'inchiesta per un presunto traffico di armi destinate sia a un gruppo legato all'ISIS attivo in Libia, sia all'Iran. Un'indagine che in questi giorni ha portato anche all'arresto dei coniugi Maria Di Leva e Anna Maria Fontana di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Dai fascicoli della coppia è spuntata una cartella che includeva anche questa foto che mostra Carmelo Famà su una montagna di Kalashnikov. L'imprenditore salernitano è seduto su migliaia di fucili e mitragliatori all'interno di un container. Una foto che ha insospettito gli inquirenti, anche perché rinvenuta all'interno del fascicolo che la coppia arrestata aveva intitolato Piombo Iran. Carmelo Famà è stato così incluso nella lista degli indagati, insieme ad altre persone con le quali i due presunti trafficanti di armi clandestine avevano avuto contatto e ai quali la DDA di Napoli è risalita attraverso intercettazioni telefoniche e documenti sequestrati nel corso dell'indagine. Famà attende di parlare con il magistrato per chiarire la sua posizione. Intanto alla nostra redazione, con grande serenità, ha spiegato l'origine della foto che lo ha trascinato in questa vicenda giudiziaria. È stata scattata, spiega, nel 2004, quando fui chiamato per una perizia balistica nel porto di Gioia Tauro. In quell'occasione mi fu chiesto di eseguire i miei accertamenti all'interno di tre container carichi di armi. Io sono anche perito balistico, precisa, e vengo contattato da più parti d'Italia per accertamenti su armi sospette, come avvenne per quel carico di armi di 12 anni fa nel porto di Gioia Tauro. In quell'occasione mi misi in posa in uno dei container in cui eseguii i controlli che furono a me chiesti. Dal 2007 Carmelo Famà, originario di Santa Marina e residente a Sapri, è titolare di una fabbrica di munizioni situata in un terreno nel comune santamarinese, una fabbrica che rifornisce soprattutto campi da tiro di tutta Italia e che l'indagine in corso su presunti traffici di armi tra Napoli e Libia e Iran non ha per nulla intaccato. Il risultato è in regola e continua a funzionare. Gli inquirenti vogliono solo capire qual è il rapporto che c'è stato tra il manager salernitano e i coniugi di San Giorgio a Cremano arrestati dalla DDA di Napoli. L'amministrazione comunale di Casalbuono, guidata dal sindaco Attilio Romano attraverso una delibera di giunta, ha espresso il proprio dissenso
alla realizzazione dell'impianto di gestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti per la produzione di biometano a Sant'Arsenio. L'impianto prevede il trattamento di 60.000 tonnellate all'anno di rifiuti non pericolosi di natura organica per la produzione di biogas, quantità di molto superiore a quanto gli stessi comuni del Vallo di Diano producono in questo settore, ovvero 20.000 tonnellate all'anno. Per questo motivo anche gli amministratori di Casalbuono, così come hanno già fatto e stanno facendo in questi giorni altri comuni del comprensorio, si sono determinati negativamente nei confronti della realizzazione dell'impianto, ritenendolo incompatibile con la programmazione avviata nel comprensorio del Vallo di Diano, sia dal punto di vista ambientale che sociale che economico, e hanno chiesto al commissario prefettizio del comune di Sant'Arsenio, Ada Ferrara, la possibilità di adottare un provvedimento di autotutela che abbia la finalità di adeguarsi alle determinazioni del comprensorio in merito alla delibera di giunta che nel 2016 ha assegnato alla società Biometano Salernitano i 6 lotti in località Fosso del Mulino. L'amministrazione casalbuonese dunque si unisce alla lunga lista di coloro che hanno già espresso il proprio dissenso all'impianto. E occupiamoci ora dell'emergenza cinghiali. In arrivo 250 selecontrollori nell'area del Parco Nazionale. Per il presidente Tommaso Pellegrino, una tappa importantissima per la risoluzione del problema. Ascoltiamo. Potrebbero essere circa 250 i selecontrollori che nei prossimi mesi saranno abilitati alla caccia selettiva dei cinghiali nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Ad annunciarlo è il presidente del parco Tommaso Pellegrino. Entro aprile, ha spiegato, saranno ultimate le prove di esame per i cacciatori che si sono iscritti al corso. È una tappa importantissima per affrontare in modo concreto il problema dell'eccessiva presenza di cinghiali. Stiamo lavorando per i centri di cattura che saranno attivati nei comuni e solo nello studio degli accordi per arrivare alla commercializzazione della carne, che sarà sottoposta prima di essere messa in commercio a severissimi controlli da parte dell'ASL. Il parco si è mosso in linea con quanto previsto dalla Regione Campania, che nei giorni scorsi ha pubblicato il decreto per l'istituzione dell'albo dei cacciatori abilitati alla caccia di selezione con metodi selettivi e degli operatori coadiutori faunistici. Sono circa 300 i migranti presenti sul territorio del comune di Sicignano degli Alburni, ospiti dei centri di accoglienza di Park Hotel e dell'ex cantiere dormitorio autostradale di Galdo. Il comune di Sicignano si è sempre distinto per l'accoglienza dei profughi, ma inizia ora ad avere qualche difficoltà tecnica nella gestione dei migranti, che ammontano al 10% su una popolazione di 3.000 abitanti, tanto che ieri il Consiglio Comunale ha approvato una delibera di adesione alla clausola di salvaguardia ministeriale prevista anche dal sistema di gestione dei migranti denominato SPRAR. Lo SPRAR è una rete di centri di seconda accoglienza gestiti dai comuni e che prevede una quota di ripartizione dell'accoglienza di 2,5 migranti ogni 1.000 abitanti, cioè gli enti aderenti al progetto SPRAR accoglieranno massimo 3 migranti ogni 1.000 abitanti. I profughi infatti saranno ospitati all'interno di strutture gestite dalle cooperative. Il Consiglio Comunale ha adottato la delibera chiedendo al prefetto di adeguare il numero di migranti e di richiedenti asilo attualmente ospitati sul territorio comunale a quanto previsto dalla circolare del Ministero. Un provvedimento che andrà a limitare e a controllare dunque la presenza di migranti sul nostro territorio. Torna a farsi sentire la minaccia trivellazioni nel Vallo di Diano, nuovamente oggetto di preoccupazione da parte degli amministratori e dei cittadini, e l'istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di ricerca idrocarburi denominato Monte Cavallo, avanzata dalla società petrolifera Shell S.p.A. al Ministero dell'Ambiente. Sulla questione è intervenuto anche il geologo Franco Ortolani, professore ordinario dell'Università Federico II. Ascoltiamo.
Torna a farsi sentire la minaccia a trivellazioni nel Vallo di Diano, nuovamente oggetto di preoccupazione da parte degli amministratori e dei cittadini, e l'istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di ricerca idrocarburi, denominato Monte Cavallo, avanzata dalla società petrolifera Shell S.p.A. al Ministero dell'Ambiente. Il progetto interesserebbe un'area a cavallo tra la Basilicata e la Campania. Sulla questione è intervenuto anche il geologo Franco Ortolani, professore ordinario dell'Università Federico II. È l'inizio di un iter insostenibile, ha dichiarato. C'è una chiara incompatibilità tra acque potabili contenute nel sottosuolo dei Monti della Maddalena ed attività petrolifere. È vero che le ricerche preliminari non comportano interventi sul territorio, ma l'avvio è finalizzato a cercare ed estrarre petrolio. La Shell ha chiesto di avviare le ricerche petrolifere dicendo che se si confermasse la presenza, le eventuali fasi successive del programma lavori verranno sottoposte ad ulteriore valutazione di impatto ambientale, ha sottolineato il professore. Sui Monti della Maddalena, tra Campania e Basilicata, non ci può essere un futuro per le attività petrolifere sul serbatoio idrogeologico che alimenta il Vallo di Diano, con oltre 2.000 litri al secondo di acqua potabile. La perimetrazione del permesso Monte Cavallo è stato un errore dello Stato e il permesso deve essere cancellato. Inoltre, la Regione Campania deve tutelare l'acqua potabile come risorsa idropotabile regionale strategica, istituendo i Monti della Maddalena come santuario dell'acqua potabile. In un periodo storico in cui il concetto di spending review e quello dei tagli alla spesa pubblica sono spesso indiscussi protagonisti dell'attività di gestione dei comuni, soprattutto di quelli più piccoli, sono molti gli amministratori che rinunciano a percepire la propria indennità di carica destinandola ad attività utili per la città e ad iniziative di promozione del territorio. È il caso ultimo in ordine di tempo dell'amministrazione comunale di Padula, guidata dal sindaco Paolo Imparato, proprio il primo cittadino, e due assessori alla giunta, Filomena Chiappardo e Vincenzo Polito, hanno ritenuto doveroso e necessario rinunciare all'indennità che avrebbero dovuto percepire mensilmente. Imparato, l'assessore alla cultura, turismo e politiche giovanili, e quello alla protezione civile, tutela e salvaguardia del territorio comunale, hanno rinunciato complessivamente alla somma annuale di oltre 35.000 euro. Domani, martedì 7 febbraio, alle 10.30, è stata indetta una conferenza stampa dell'amministrazione comunale di Sala Consilina presso l'aula consiliare del comune di Via Giuseppe Mezzacapo. Si parla quindi di nuovo delle problematiche sollevate dalla minoranza nella conferenza stampa di venerdì scorso 2 febbraio, successive al Consiglio Comunale proprio di questo periodo. E occupiamoci ora della pagina degli spettacoli. Mercoledì 8 febbraio al Cineteatro Ferrari di Sapri, la commedia teatrale Una famiglia quasi perfetta con Carlo Bucci Rosso. Il servizio. Il nostro obiettivo è di fare rete, di coinvolgere tutti gli operatori del turismo locale per creare un vero sistema di servizi. Questo è quanto ha dichiarato Fabrizio Mantova, titolare di Graficamente, la società che dal novembre scorso gestisce il nuovo Cineteatro Ferrari di Sapri, in occasione della presentazione del calendario degli spettacoli. A un mese da quella dichiarazione si iniziano a vedere i primi risultati del progetto di collaborazione territoriale su cui punta la società napoletana per qualificare l'offerta locale. Un principio che ha portato al debutto del pacchetto Film E. La formula è molto semplice, basta prendere una consumazione in qualunque locale convenzionato che espone il logo Film E e si riceverà in omaggio un buono per un biglietto in platea al Cineteatro Ferrari, che potrà essere presentato al botteghino per qualunque spettacolo. La speciale convenzione è valida dal martedì al venerdì e la consumazione potrà essere un panino, una pizza, un aperitivo o una cena di mare o alla griglia, dipende dal locale convenzionato che si sceglierà. Nell'ambito di questo progetto di rete sono maturati anche pacchetti turistici e convenzioni con gli alberghi. Siamo davvero incoraggiati da tanto entusiasmo, afferma Mantova. Siamo stati contattati da ristoranti e alberghi per concordare insieme delle proposte convenienti per la clientela. Ne è nata una collaborazione spontanea e sincera che supera le rivalità locali e che punta, conclude, a mettere in piedi un sistema efficiente per fare squadra. Intanto va avanti con successo
la programmazione di film, spettacoli teatrali e musicali. Fino al 7 febbraio al cinema saranno proiettati alle 18 Masha e Orso, Nuovi Amici, e alle 20 e alle 22 Collateral Beauty con Will Smith, 6 euro in platea, 4 euro in galleria. Nel frattempo va avanti il calendario degli spettacoli teatrali. Il prossimo appuntamento è fissato per l'8 febbraio, quando sul palcoscenico del Ferrari salirà Carlo Buccirosso e la sua compagnia. Al pubblico proporranno Una famiglia quasi perfetta, tra gli attori Rosalia Porcaro. La Traviata e Il barbiere di Siviglia sono alcune delle opere indicate nel calendario riservato alla Lirica. La strada statale 517, meglio nota come Bussentina, sarà interessata da una serie di lavori che rientrano nell'operazione Basta buche sulle strade. Per questo motivo da oggi e fino al 15 marzo, dalle 6 alle 18, sarà istituito nel tratto interessato dai lavori il senso unico alternato regolato da impianti semaforici e da movieri della lunghezza massima di 200 metri lungo l'asse stradale nei tratti al di fuori delle gallerie. Mentre in corrispondenza degli imbocchi delle gallerie in senso unico alternato sarà regolato esclusivamente dal semaforo. La limitazione non sarà vigente nei giorni festivi e prefestivi e interesserà vari tratti della Bussentina, a partire da quello ricadente nel comune di Padula, Buonabitacolo e Sanza, fino a quello che attraversa Santa Marina. E adesso invece cediamo la linea al meteo per conoscere la situazione per domani. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Queste le previsioni per domani. Piovaschi e schiarite. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da sud-sud-est con intensità di 12 km orari. Possibili raffiche fino a 21 km orari. Temperature 2 gradi la minima e 14 gradi la massima. Non ci sono aggiornamenti né ulteriori servizi. In sovrimpressione vedete come sempre le coordinate per contattarci, oltre all'indirizzo www.cosmostv.it, che può essere utilizzato da voi per seguirci anche su internet ed in streaming, oltre al fatto che potrete farlo sulla nostra pagina Facebook. È veramente tutto, l'informazione ritornerà per voi domani alle ore 16, alle ore 14 con il TG Flash. Intanto buona visione dei nostri programmi e buona serata a tutti.